Galacticos, una sconfitta arrivata dopo comunque una grande partita, perché un po' avete fatto voi più che altro il gioco e poi vi siete svegliati alla fine con questi ultimi due gol, insomma. Sì, potevamo fare meglio, perché a un certo punto poi ci siamo quasi arresi, però all'ultimo abbiamo creduto, abbiamo fatto i gol, vabbè, hanno vinto loro, ma sono dimostrato di essere più forte. Quindi addirittura dici più forte. Sì, perché chi vince è più forte, no? Ma insomma, ci sono stati quei quattro gol iniziali, forse un po' distratti siete stati più che altro, ma non penso siete da meno rispetto... Perché abbiamo iniziato male. Gli altri hanno ottima difesa, quindi era difficile. Esatto, loro hanno fatto i gol e poi sono giù, siamo bloccati all'ultimo. Peccato, anche dopo la bella vittoria con i Terun un'altra volta. Beh, ci abbiamo provato, dai. Adesso la prossima partita sapete già contro chi siete. Ah, quindi secondo in classifica. Però penso che ve la potete giocare perché siete un'ottima squadra. Va bene ragazzi, allora in bocca al lupo e alla prossima. Ciao ciao. Allora, Jobs Team, vittoria un po' sofferta alla fine, visti gli ultimi due gol presi negli ultimi due minuti. Insomma, la dedichiamo a lui questa vittoria, anche se come la seconda. Insomma, questo è il rientro di Toscano. Come lo vedete? Uno stronzo. Ma è merdaccia. Insomma, più che altro la prestazione. L'inquadrato. Il pollice che non poteva usare, infatti, ha usato i piedi. I pugni. Di tutto, più che altro la vostra prestazione, ragazzi, come la vedete? Come... Se no potremmo fare pure meglio, peccato che sono stati... Che ogni partita tu non sei mai soddisfatto. Solo... L'ultima partita, esclusa la prima, che ci sentivamo, poi non abbiamo fatto quasi più niente. Abbiamo solo vinto e basta. Non abbiamo fatto bonus e cose. Niente, siamo... Abbiamo preso 2,8. È stata quell'ammonizione, peccato. Ragazzi, ora abbiamo il prossimo con la team con confusione. Un altro scontro diretto, importante. Per il titolo. Quante dopo i team fusione avete fatti tutti i pari scontri diretti? Ma scontri diretti tutti. Ok. Infatti, Real G, prima Terun 1-1, poi Real G gioca 4-1 e sono anche in fusione. Un po' vi ha penalizzato quel pareggio con i Terun, diciamo, sì, perché eravate sempre per lottate sempre per il primo posto. Cosa fanno i team fusione? Contro chi gioca? Terun. Ora allora, mi metto da gufare. Il Real Gigio giocano con i Street Players alle 7, però insomma. Comunque ragazzi, in bocca al lupo allora e alla prossima. Speriamo che potete rimontare un po' per i vostri primi posti. Ciao ragazzi. Grazie. Malik, prima vittoria finalmente in questo campionato. Finalmente passata in vantaggio e non vi fate rimontare. Insomma, si può dire che oggi siete promossi. E tu il parito. Io ho tifato sempre ho tifato per loro, non ho mai smesso di credere in loro, infatti, e infatti hanno vinto alla fine. Bravo. Comunque è stata una bella partita perché... Cazzo, è una bella partita perché... Dai, oh! Perché... Alla fine Nobile rientrava in difesa. No, alla fine sì. Io ho scalato un pochino, però... Diciamo che è stata una bella partita, perché anche Campo ha dato il suo contributo questa volta. Mancava Costa. Sì, Costa il nanetto, però non ha fatto granché. Io non vorrei che fosse una bocciatura questa volta. No. Io non vorrei. No, tiene più forte il torneo. È giusto io. Prima vittoria, si può dire che inizia da oggi il vostro campionato, finalmente abbandonato l'ultimo posto in classifica, poi... Beh, no, che abbiamo superato? Il Lulululu. Hanno perso. Ma devono ancora giocare. Ah, ok. Devono ancora giocare. Già ci avete giocato contro di loro? No, ci abbiamo giocato contro di loro, la prossima. Insomma. E poi Street Players. No, la prossima Street Players. Comunque, sarà una bella vittoria. Io ho fatto tre. Potevamo fare scatto di 5 gol, tutti mia tripletta, ma... Gran partita di Loiago, no? Concluderemo con altre due vittorie. Bravo. Va bene. Dopo 11 anche. Mancano due partite. Dico. Speriamo di vincere entrambe. Non so. Speriamo di arrivare ai playoff e tutto va bene. Ah, un inquadratore al negro, Vai, il coro. È il nostro ultra. È venuto a tutte le partite, abbiamo perso tipo. Il coro. Sono venuto io. Dai. Niente, non se la sento. Ragazzi, complimenti ancora, ci vediamo settimana prossima. Grazie, ciao. Antonio, la Longobarda, diciamo, oggi perde, fa vincere i Malik, ottengono la loro prima vittoria, ma c'è tanta amarezza nelle vostre file. No, 5. Io pure minchia mezzo struppiato, il problema è anche ho giocato. Però vabbè. Non sono la Longobarda che conosciamo. Io gioco male, cioè io penso che sia ancora un casesse playoff. Speriamo almeno di vincere la prossima, non lo so, poi con The Run ce la giocheremo comunque. In completo sarebbe stata un'altra partita? Sì, dai, cioè non era, cioè era la nostra portata, c'erano tutti i giocatori, secondo me ci cioè, potevamo vincere benissimo. Adesso non so cosa succederà negli altri campi, tu cosa speri?
Vabbè, penso comunque anche se noi comunque restiamo sempre sesti. Anche se le altre squadre vincano o perdano. Speravo di arrivare almeno quarti o quinti, di incontrare così squadre diciamo più scarsetti, invece di incontrare la terza che ci arriva o Team Fusion o Real Gigio Jobs Team, quindi ci rifaremo nella prossima partita. Settimana prossima chi speri di recuperare? I Galacticos. No, speri di recuperare. Ah, se che della, della tua squadra. Beh, ci mancava Pampilloni, il nostro difensore, diciamo, ci portava a difesa, però. Va bene, ok, alla prossima, grazie, ciao. Arriva un successo importante per i Salsa Barbecue, che vincono di una rete ma giocando una partita a mio avviso ottima contro i Lulullu. Com'è andata oggi, ragazzi? Partita sofferta, fino all'ultimo. Abbiamo vinto, sono contento. Anche se mancava il portiere, però alla fine ci siamo aiutati prima. L'abbiamo fatto. Oggi eravate tutte e due in cinque col caldo, diciamo, che non vi ha aiutato, però siete riusciti comunque a vincere questa partita, diciamo, mettendo in campo tutte le vostre forze. Sì. Pocherissimo di Lorenzo, sì. Anche gol doppietta di Cangemi, che poi purtroppo è arrivata la tripletta. Vabbè, può capitare, dai. Sono contento perché nonostante ho avuto un'influenza in settimana, comunque l'importante sono i tre punti fondamentali. Fondamentali. Sì, siamo sesti, non lo sappiamo. Comunque mancano le ultime giornate. Infatti. Qual è il vostro obiettivo ora? Siamo praticamente salvi. Vabbè, partita piacevole. Speriamo di arrivare. Va bene, ragazzi, un saluto. Che c'è? Questa partita dedico a Concetto. Capito? Vabbè, io l'ho capito. Io no, parlo per te questa partita. Guarda, per te questa partita, solo per te, Clara. Ciao, Clara. Va bene, ciao ragazzi. Allora, Team Fusione, oggi una vittoria in 5 contati. Diciamo che avete fatto tantissimi gol. Bella, un auto tu potevi mangiare, diciamo. Comunque. Ragazzi, ditemi voi la vostra prestazione, se vi è piaciuta, se non vi è piaciuta. No, è una bella prestazione. Zero. Ah, lui ha giocato male, però alla fine la squadra è stata... Ha giocato male alla fine. Vabbè, deve essere più deciso l'ottoporta. Però dai, minchia, sarà la prima partita che ho giocato di squadra. Alla fine l'importante è che abbiamo fatto due triplette. E lo scarto. È lo scarto dei gol. Sono più punti. No, infatti la potevi passare con Caffu Carino a mano. Guarda, ma per me 4 fu lo scarto. Di 5. Allora abbiamo fatto due triplette. No, dicevo per la tripletta magari sua. Dico. Quindi abbiamo fatto 3.6. Non lo so. 4, vabbè, comunque, sì. Vogliamo vincere tutte. No, 3.7. Mancano le ultime due, i due scontri diretti e dobbiamo vincere. Sì. Dai, piccio. Vabbè, diciamo che comunque adesso è allungato un po' su Real Gigi, anche se oggi giocano con quei ragazzini di Street Play, potrebbero fare un bel po' di punti. No, questi Real Gigi. Ma non ci abbiamo giocato contro questi? No, questi. Minchia, sono sei tu a sapere. Ho giocato con tutti, tranne con loro e il gioco. Lo scontro è diretto con loro e alla prossima? Sì. No, è l'ultima giornata, fra due. Ora abbiamo... Il Job Steam. È un altro scontro importante. Comunque, ragazzi... In bocca al lupo, complimenti e alla prossima. Ciao ciao.